Buon martedì, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Proteramo. Un'ora insieme per parlare del momento della formazione biancorossa, reduce dal pareggio senza reti contro il Mantova di domenica pomeriggio, 0-0 al Martelli. Dopo la vittoria con il Gubbio, il Teramo continua a tenere inviolata la propria porta, ma non arriva una vittoria. Parleremo della gara che ci siamo lasciati alle spalle, ma ovviamente ci proietteremo su quello che sarà un impegno che stuzzica anche la piazza, non solo di Teramo, ma anche quella di San Benedetto, perché di fatto parliamo di un derby, anche se stiamo parlando di una sfida tra due squadre di regioni diverse. Ne parleremo nei prossimi 60 minuti con dei contributi, con i vostri messaggi. Ovviamente vi invito a scrivere al 392-623-7060. Ringrazio Maurizio da qui in regia, ringrazio subito gli ospiti, ritrovo con piacere dopo... Sei stato in viaggio, però insomma ti ritroviamo in splendida forma, Aldo Fattore. Ciao Aldo. Beh, splendida forma, 73 anni. Splendidissima, allora. Comunque, innanzitutto buonasera e ti ringrazio l'invito, come al solito vengo sempre volentieri a parlare di calcio e nel caso specifico del Teramo. E poi, visto che ci proiettiamo verso Teramo San Benedettese, do la buonasera, il benvenuto ad Ottavio Palladini. Ciao mister. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Posso dire una cosa? Sì, come no. Con immenso piacere che ritrovo il mitico capitano del Pescara. Veramente è stato un giocatore che ha onorato alla grande la maglia del Pescara. Assolutamente. Poi peraltro è stato allenatore della San Benedettese fino di fatto ai primi giorni dell'anno, ma ha anche il figliolo che invece indossa la maglia del Teramo. Poi avremo modo anche di parlarne. Vediamo un attimo i numeri, non tanto i risultati perché li conoscete, quanto la classifica del Teramo, per non notare come rimanga a 28 punti, cioè anzi arrivi a 28 punti agganciando il Lumezzane sconfitto 7-2 sabato a Pordenone. Probabilmente una mano gliela danno la sconfitta dell'Ancona e Forlì e Fano che pareggiano nel posticipo 0-0. Il Teramo ad oggi sarebbe a 4 punti algebricamente dalla salvezza, ma di fatto a 5 perché è in svantaggio negli scontri diretti sia con il Modena che con il Mantova, con cui ha già giocato andata e ritorno. Dunque una salvezza distante 5 punti. Per fare il assunto della situazione con il Venezia che si è fermato parzialmente, e con la vittoria del Padova e il ritorno alla vittoria anche del Parma, adesso le distanze sono di 8 punti, anche se la squadra di Inzaghi sembra destinata a viaggiare verso la Serie B, con la San Benedettese a quota 48 punti. Questo è il quadro generale. Però per fare il punto della situazione noi ci vediamo la copertina della settimana che impara un po', focalizza il momento del Teramo e poi ne parliamo. Vediamo. Correre, correre e ancora correre. Non è che il Teramo attuale abbia molte strade da percorrere o alternative in tasca. La corsa ad ostacoli va fatta ad alta velocità, senza inciampare e senza toppare, mai o quasi mai. Il punto di Mantova ha segnato il punto, è proprio il caso di dirlo, di una risalita che non può prescindere da marce alte da innestare. Ma ha restituito anche un malato, quello biancorosso, che seppur ancora cagionevole, sembra aver almeno ritrovato la forza di lottare e spaventare le avversarie. Perché al Martelli si è visto un Teramo quantomeno vispo, non avrà fatto il diavolo a quattro, ma ha ripreso in mano il forcone per stuzzicare e fare qualche dispettuccio. Quello sì, sembra passato un secolo da Bergamo, da quel coma che pareva assolutamente irreversibile. Eppure la sconfitta con l'Albino Leffe è datata solo 2 settimane. In 14 giorni però non si può guarire del tutto, ma rimettersi in piedi con una buona medicina, quello era auspicabile. Le forze sono ancora quelle che sono, la classifica anche. Ed allora bisogna sperare anche in qualche piccolo presente dagli altri. E in
questo senso Lumezzane, Ancona, Fano e Forlì nel weekend hanno dato una mano al Teramo, disegnando una strada stretta ma percorribile, nella quale Ugo Lotti dovrà trascinare il suo gruppo, sfiorando solamente le insidie, evitando le trappole, per arrivare sani e salvi ad un approdo salvezza, distante sì, ma che all'orizzonte si intravede. Prossimo salto, la San Benedettese, degli ex Lulli e Bernardo, di Mancuso e Sanderra, di Fedeli e di un pubblico che, per campanilismo e rivalità, vorrà ricacciare il diavolo nei gironi infernali di una classifica ancora troppo pericolosa. È un ostacolo alto e impegnativo. Non resta che correre dunque e saltare, saltare alto, per avvicinare ancora un po' lo striscione dell'arrivo. Insomma, Aldo, parto da te per chiederti, a non tante giornate dalla fine, come va inquadrato questo pareggio del Mantova, di Mantova, come una vittoria mancata oppure come un punto che per chi sta sotto fa comunque gioco? Beh, alla luce di quello che si è visto sul campo, a parte che abbiamo visto un Teramo migliore rispetto a quello di Bergamo, dove avevamo proprio una partita... Oddio, non che ci volesse molto! Il Teramo era assente. Beh, comunque sì, è positivo il punto. Se tu pensi che se non ci fosse stato Super Caidi, sì, fare quel salvataggio alla linea, molto probabilmente tornavi a casa con le vie nel sacco. Quello che voglio dire è questo. Oggi il Teramo deve cercare di dare continuità, non perdere partite. Adesso c'ha, secondo me, il destino del Teramo si fa in queste due partite, con la San Bettese in casa e Ancona. È inutile nascondersi che il Teramo deve puntare all'Amplen ed è difficile, perché io credo che dalla San Bettese non ci si debba aspettare molto, perché è un derby e poi sa, la San Bettese è una squadra abbastanza forte. Diciamo che nella peggiore dei posi già anche far 4 punti sarebbe bello. Chiaramente ad Ancona devi fare risultato. Certo. Perché solo così potresti sperare di evitare i playoff. Perché io sul Modena, da quando è arrivato Capuano, ha cambiato marcia, però punterei più sul Mantova. Punterei più sul Mantova per salvarsi. Sì. Io la speranza è chiaro, è l'ultima a morire. Però ecco, queste due partite ci diranno esattamente se il futuro del Teramo sarà play-out o possibile salvezza. Eccola qua, questa è la classifica, prima c'era un errore sul Padova. Ma io dico corretta. Ovviamente guardiamo in basso. Mister, tu che hai avuto la possibilità in questi giorni anche di vedere il lavoro di Ugo Lotti, che cosa ancora secondo te manca al Teramo per avere quella continuità che di fatto in campionato, poi parliamoci chiaro, non ha mai avuto? Ma io innanzitutto devo dire che Ugo Lotti l'ho avuto come allenatore, quindi è una persona molto impreparata e sicuramente sa quello che deve fare con questa squadra. L'annata del Teramo è stata un po' particolare, no? Un po' travagliata, diciamo così, il cambio di tanti allenatori alla fine magari non ha dato serenità, non ha dato tranquillità, e quando manca questa, gioco forza, magari qualche risultato può venire meno. Però penso che le ultime due partite hanno ridato un po' di slancio, un po' di entusiasmo a una piazza che ne aveva viste di tutti i colori quest'anno, no? Quindi riportarsi lì a 3 punti, 4 punti dalla zona salvezza, sicuramente dalla salvezza diretta, diciamo così, può dare quella fiducia e quell'entusiasmo che serve per fare questo rush finale. Non dimentichiamo che poi arrivare nella posizione migliore anche nei play-out sarebbe una cosa
importante, no? Certo. Perché poi hai il favore di scontri diretti Sì. In prima in caso di casa, parità. in caso di parità, no? E quindi il Teramo deve pensare a giocare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili. Certo è che io queste, le immagini non le ho visto, però per quello che ho potuto vedere adesso sembra che il Teramo abbia avuto anche parecchie occasioni per portare a casa il risultato pieno, anche se poi mi hanno detto che ha salvato un gol Caidi sulla linea, Sì. ho sentito anche prima, no? Però questo è un campionato dove partite semplici non esistono, purtroppo, no? Non ci sono squadre materasso, no? Se guardiamo i risultati della scorsa settimana, Fano che batte il Parma, il Forlì che è andato a pareggiare a Parma 2 domeniche fa, quindi partite semplici non esistono. Se vogliamo anche il Modena che vince a Bergamo. Non è, questa è una partita di due squadre che giocano in modo speculare, perché giocano tutte e due un 5-3-2 molto difensivista, diciamo così, e quindi sono squadre difficili da incontrare, come il Sant'Arcangelo d'altronde. Il Sant'Arcangelo è un'altra squadra tosta, quadrata, che fa molto bene la fase difensiva, e quindi sono partite tutte difficili, partite semplici non ce ne sono. L'importante è, come ripeto, tenere alta l'attenzione sempre, perché poi questo è un campionato difficile. Intanto ti scrivevano prossimo allenatore del Teramo. Vabbè, questi sono discorsi ovviamente No, 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 io chi ti penso. vede ovviamente associa, proprio perché questa categoria l'hai fatta fino a qualche settimana fa con la Sammentese anche molto bene, ovviamente si fa abbastanza semplice l'accostamento. Ma che cosa hai ritrovato di Ugolotti rispetto a quando Ma allenava te? io ho visto qualche allenamento, io lo conosco molto bene, ripeto, un ottimo allenatore che questa categoria la conosce molto bene, quindi sa il fatto suo. Un allenatore preparato che prepara molto bene le partite, ripeto, ha trovato una situazione difficile, però la squadra lo sta seguendo molto bene, dai. E Eccolo, quindi. questo è il salvataggio di Caidi. E quindi Aiutato forse anche dalla grossa statura. anche quello, sì, sicuramente anche quello. Si dice che il figlio di Pallatini è un gran buon giocatore, caro Ugolotti, che aspetti a metterlo in campo? Poi, ovviamente, ti chiediamo anche un giudizio, non tanto da padre, perché sarebbe ingeneroso, Guarda, io quello che posso ma da. dire è che la situazione del Teramo è talmente particolare, difficile, che lanciare un giovane in questo momento penso che non sia così semplice, Certo. al di là di che sia mio figlio o altri buoni giocatori che alterano nella sua Beretti, no? Io penso che per lui sia già una soddisfazione allenarsi con i Con la prima ragazzi della squadra. prima squadra, e quindi la deve vivere in questo modo, divertendosi e pensando di avere già una bella soddisfazione di allenarsi con i giocatori Sembra buoni. di sentire Chiesa. Ah sì, Enrico Enrico Chiesa Chiesa, rispetto a al proposito del figlio, figliolo. quando ha giocato le prime partite con la Fiorentina, ha detto le stesse cose. È già tanto che giochi, Eh sì. però se tanto vi dà tanto, conoscendo Ottavio, che è un giocatore di quantità ma anche di qualità, io credo che se si è espresso così vuol dire che comunque sia, crede molto alle possibilità del figlio. Non lo dice però. No, io penso che, ripeto, la strada sia lunga, devono, i ragazzi di adesso devono lavorare tanto, devono Certo, stare, quindi certo. fare pronostici Comunque io te lo è auguro, io ti difficile. auguro. Io lo auguro a lui di fare qualcosa di importante nel calcio, come a molti ragazzi che adesso si accingono a fare questa categoria, che è una categoria importante. Certo, è incredibile se pensiamo che Ugolotti ha allenato sia te che adesso tuo Sì, figlio, sì, sì. passato due Comunque, generazioni. Ugolotti, come io guardo onestamente quando sento parlare di allenatori oggi, io dico sempre che è facile criticare. Oggi gli allenatori italiani a tutti i livelli sono i più preparati del mondo, sia tatticamente che tecnicamente. Questo non lo dico io, la scuola di Coverciano è una delle scuole più importanti veramente. Io, gli allenatori veramente scarsi,
ne ho conosciuti pochi. Forse a quei tempi c'erano gli allenatori tipo Ronzo Pugliese, palla lunga e pedalare, ma oggi gli allenatori, io credo anche Ottavio me debba dare atto, oggi sono preparati. No, io proprio ieri anche insieme a Golotti siamo stati a Coverciano per un aggiornamento e poi c'è stata la premiazione e si parlava proprio di questo, parlavano i grossi allenatori di questa... Questa grande capacità degli allenatori italiani anche all'estero di fare veramente bene, no? Quindi questa è la dimostrazione che il calcio italiano e soprattutto Coverciano è una scuola importante per gli allenatori italiani, no? Che poi il calcio italiano è molto competitivo, molto tattico, è molto difficile. Io, soprattutto rispetto agli avversari che ti studiano molto analiticamente. Dire una cosa, Ottavio, io credo che gli unici veramente che siano impreparati a stare in questo mondo, nella maggior parte dei casi, sono i presidenti, perché hanno la critica facile, mentre gli allenatori, io spezzo una lancia perché vedo come, io nel tanti anni che sto in mezzo al calcio, ne ho visto sempre allenatori molto bravi e preparati, cosa che devo dire non ho visto sempre anche personalmente in tanti presidenti. Ma io dico, quello che posso dire è che i presidenti cacciano, sì, molti cacciano i soldi e quindi cacciano i soldi e hanno merito rispetto, però qualche volta potrebbero tanti, comportarsi, no? in maniera più quello da, che purtroppo in Italia non c'è, secondo me. E ci dovrebbero fare anche una scuola per i presidenti. C'è una cultura della vittoria troppo esasperata. Sì, troppo. E quindi magari la serenità, la tranquillità del giocatore può venire meno, no? Guardiamo i fatti di Taranto di 2 settimane fa. Una domanda, Aldo? Allora, te ne faccio prima di questa, te ne faccio un'altra che c'era arrivata prima per cronologicamente dovere di andare per ordine. Poi ti faccio anche questo, come reagirebbe la piazza se Palladini fosse allenatore del Teramo? Io credo innanzitutto, io spero che Palladini venga a allenare il Teramo, perché ha dimostrato a San Benedetto di essere un allenatore all'altezza della situazione. E poi io credo che Teramo sia anche pronta a ricevere un allenatore emergente come Ottavio, perché noi in questi ultimi anni abbiamo visto tanti allenatori bravi a Teramo che purtroppo non hanno avuto grande successo. Scuso questo anno Sorribilis, ma ecco, Vivarini è un allenatore, un ottimo allenatore. Io, parlando a San Benedetto con degli amici di Palladini, mi hanno parlato tutti molto molto bene. Poi c'ha avuto un presidente anche lui vulcanico e vabbè. E poi apriamo la parentesi con Palladini. La Samba arrivava tra le prime 4, domenica sarà a Sansovino a regalarci 3 punti, però ti devo far rispondere a una domanda che ci aveva mandato Domenico, che salutiamo. Ci chiedevano quante possibilità ha oggettivamente in questo momento il Teramo di salvarsi senza i play-out, secondo guarda, te? Guarda, te l'ho detto all'inizio, io credo che le due partite di adesso, le prossime due... Quante, allora ti rigiro la domanda, quanti punti dovrebbe fare in queste due partite? Nella peggiore delle ipotesi 4. 4, nella peggiore? Nella peggiore. Però se riuscisse a fare l'amplen dei 6 punti, perché la San Benedettese è un derby, chiaramente dove non deve sbagliare ad Ancona deve vincere, sì. Chiaramente battendo la San Benedettese con l'entusiasmo della vittoria sulla San Benedettese potrebbe fare il colpo Ancona. Non voglio neanche pensare a una sconfitta con la San Benedettese, perché quello invece aprirebbe veramente, porterebbe venti di crisi, insomma, perché a quel punto i play-out sarebbero... Diciamo che oggi come la situazione, sarei più portato a dire 55 per evitare i playoff e 45 per star dentro. E dipende adesso, certo, le due partite. Quello che abbiamo visto erano le immagini della gara d'andata. C'era Ottavio Palladini sulla panchina della San Benedettese e Federico Nofri sulla panchina del Teramo. Una partita che commentammo anche in diretta, ma anche nei giorni successivi, in cui di fatto, correggimi se sbaglio, mister, ci fu poca storia, nel senso che la San Benedettese meritò quel 2-0, arrivato probabilmente il secondo gol al 92esimo, anche tardi, ma con un Teramo che forse ci si aspettava anche schierato in un modo diverso, perché ricordo l'esperimento Steffè largo sulla fascia. Sì. Ti sorprese? Sorprese anche sì, te? Sì, mi sorprese un pochettino, anche perché poi noi da quella parte giocò Ntoli, il ragazzo di colore che fece una grossa partita, no? Io penso che quella partita fu una partita dove noi facevamo molto bene il primo tempo. Gran gol. Sì, di Mancuso, gran gol.
Facemmo molto bene il primo tempo e 20 minuti, 25 minuti del secondo tempo. Poi ci fu una reazione del Teramo dove ebbero qualche situazione dove potevano farci male, ma in sostanza facemmo una grossa partita e vincemmo quella partita. Il modulo tattico fu un modulo tattico che poi io non avevo visto mai da parte del Teramo, sinceramente, in quel spezzone di campionato, diciamo così, perché la domenica prima giocarono col Mantova e giocarono 4-4-2. Io ero a vedere la partita perché noi giocavamo di domenica e loro giocarono 4-4-2. Quindi ci spiazzarono un pochettino, ecco, che poi fu un 5-3-2 Sì. più un 3 più con 3 o 5-2, ecco, in quella partita. Però Però fu un'arma un po' a doppio taglio, si ritorse contro il Teramo in quella circostanza. Siccome abbiamo visto il gol di Leonardo Mancuso, uno dei tanti che ha segnato quest'anno con la maglia della San Benedettese, e siccome di fatto il suo accordo con il Pescara è fatto, è un giocatore pronto già per il salto di categoria in Serie B, cioè il Pescara ha fatto un buon acquisto? Tu che, peraltro, insomma, a Pescara Secondo hai me sì, costruito una grande carriera. un ragazzo che fa 20 gol, quindi merita sicuramente questa occasione, no? Un ragazzo serio, un ragazzo che viene dalle giovanili del Milan, e quindi stiamo parlando di un giocatore forte che poi con il gioco di Zeman può sicuramente ancora migliorare, no? Dove può migliorare ancora? Dove Zeman può andare ad incidere su questo ragazzo? Ma su tanti fattori, lui è un ragazzo che lavora molto per la squadra, è uno che si impegna molto, no? Che ha una grossa qualità, che la resistenza, la capacità fisica. Lui è un giocatore che riesce a fare bene tutte e due le fasi, quindi è molto importante per lui. Poi quest'anno ha iniziato anche a fare gol, perché non ne ha fatti mai tantissimi lui, no? È un giocatore forte che sicuramente potrà fare bene anche in Sai Serie B. cosa mi sorprende di questo ragazzo? E chiedo conferma, dato che io alla RAI il lunedì fa vedere tutte le Sì. partite. Ecco, questo ragazzo mi sorprende perché fa gol in tutte le maniere. Ne vediamo alcuni di gol, li Cioè, stiamo vedendo, abbiamo è uno raccolti. che la porta ha dimestichezza con la Sì, porta, sì, sì. effettivamente. Fa gol di testa, in certi No, si sa casi. muovere, si sa Ha muovere. fatto dei gol tipo la Padula, nel senso che riesce a rubare il tempo. Veramente, secondo me, è un buon acquisto che ha fatto il Pescara, però San Benedetto sta Esplode. E facendo. allora ci chiedono quanto c'è di Palladini nell'esplosione di Mancuso, visto che, come dicevamo prima, non ha mai segnato caterve di gol. Ma da parte mia c'è stata solo la fiducia che gli ho dato grossa fiducia, perché poi questo ragazzo è venuto in ritiro in prova. Non è stato tesserato subito. Io lo conoscevo, me ne avevano parlato bene, tant'è che dopo 2 giorni per me poteva anche firmare. Dopo c'è Casi stato. strani del calcio, uno viene in Dopo prova e lui poi. infatti è andato via a scadenza, cioè lui a parametro zero è stato acquistato dal Pescara. Quindi il Certo. Pescara ha fatto un grosso affare. Un grosso fa. Una domanda a tutti: secondo voi cosa farà Campitelli a fine stagione? Quello che interessa di più, a prescindere da come finirà. Aldo, lo chiedo a te: secondo te, il presidente del Teramo Campitelli, può pensare, meditare di andare via, oppure secondo te è troppo visceralmente innamorato del calcio e del Teramo per poter abbandonare? Secondo te ha sensazione? No, secondo me, innanzitutto voglio dire che Campitelli a oggi, da quando è entrato al Teramo, è stato un grandissimo presidente. E mi dà fastidio oggi leggere che viene criticato. Io sono d'accordo con le critiche dei tifosi quando sono costruttive. In questo caso non è una critica costruttiva perché i tifosi dovrebbero chiedersi se Campitelli andasse via, cosa potrebbe succedere? Allora io mi rifaccio a qualche anno fa, dove a Giulianova c'era un grande presidente a nome di Alessandro Quartiglia. Successe, contestato da tifosi, Alessandro Quartiglia lasciò il Giulianova. I risultati di quell'abbandono sono sotto gli occhi di tutti. Oggi Giulianova sta esultando perché ha vinto il campionato di promozione. Allora, prima di tutto, poi Campitelli è innamorato tantissimo del Teramo.
e ritengo che possa ancora dare tanto al calcio. Ha sbagliato, è stato un errore pesantissimo, forse una macchia che indelebile, però è indubbio che nell'arco di tanti anni, io seguo il Teramo da tantissimi anni, sia il presidente che quello che ha fatto più di tutti. E io, guarda, delle volte quando sento, immagino quanto ci soffra, perché lui l'anno scorso è come, in seguito a quello che è successo, è già ha sofferto perché aveva fatto una squadra competitiva e purtroppo in seguito a quello che era successo prima la squadra più di quello non poteva fare. Sì. Quest'anno che aveva cercato di fare una buona squadra, purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione. Qualche colpa ce l'ha, perché non si può cacciare uno per punta su un allenatore, cerca di arrivare, però onestamente mi auguro che Campitelli non solo rimanga, ma che continui a essere soddisfatto lui di quello che gli dà il termo, il che vuol dire che rimanendo io sono convinto che prima o poi Campitelli in Serie B ci arrivi, però i tifosi devono stargli vicino, non è giusto, ha fatto tanto per Teramo. Peraltro sabato pomeriggio alle 18.30 sarà, visto che prima parlava di presidenti, sfida tra presidenti quantomeno vulcanici. Questo guarda, è poco ma sicuro. Ti posso dire una cosa? Tanto per rispondere al telespettatore che ci chiedeva dell'anticipo, perché è stato richiesto da entrambe le società, peraltro squadre che torneranno in campo il turno infrasettimanale di mercoledì e poi alle 18.30... Per fortuna adesso, come ci dicevano, temendo che facesse notte, per fortuna adesso alle 18.30 ancora, diciamo che ci sono ancora le luci. Allora, io conosco Campitelli e so che tipo è, non conosco Fedeli, però mi baso sulle sue interviste. Quando la squadra andava bene all'inizio, io sentii un'intervista di questo signore, il quale addirittura paventò la possibilità che si potesse andare in Serie B, entusiasta di questa. Poi le prime disavventure ha cominciato non dico a dare scandescenza, a criticare l'operato dell'allenatore. È molto facile, questo è un po' un classico, ed è sbagliato. Poi al momento giusto ha esonerato, ma lo dico perché sta qui proprio. In realtà Palladini, esatto, per dovere di cronaca no, si è dimesso, ma sono quelli che sembra la stessa cosa, ma per certi versi, dal punto di vista soprattutto contrattuale, non è esattamente la stessa cosa. Adesso io volevo dire, ha criticato, poi Ottavio è andato via, ha fatto male, perché in questo mondo non ci si deve mai dimettere, perché visto che le cose vanno così, uno non si deve mai dimettere, non perché non abbia dignità, perché ci sono i contratti. Allora uno se si dimette fa solo il gioco del presidente, il presidente risparmia gli stipendi, giusto? Sì, no, vabbè, ma io. Quindi lui ha dimostrato di essere un uomo, però all'occhio di tanti è stato un poi perché ha perso dei. Sì, vabbè, poi è chiaro che. Però ecco, questa è la differenza. Trovo che Campitelli sia molto, rispetto a Fedeli, Campitelli ama il Teramo, Fedeli non so se ama la San Benedettese. Poi vediamo, poi ne parleremo nella seconda parte. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Ma è di San Benedetto Fedeli. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Aldo, tu prima hai detto, ho sentito qualche giorno fa un'intervista di Fedeli, qualche tempo fa. Io adesso te ne faccio sentire qualche estratto in vari momenti, ok? Sì. Te lo faccio sentire, poi mi dai un giudizio, perché Palladini lo conosce benissimo, però gli abbiamo messo anche un sottofondo musicale che potrebbe essere interessante. Vediamo. Signore, forse è fuori strada, siete completamente fuori strada. Io non ho contestato Palladini, anche perché io non ho esonerato Palladini si è andato da per conto suo. Quindi Palladini, purtroppo, secondo me, ve la dico come me la sento, era influenzato da Federico, e Federico da noi ha fatto più danni della grandine. Lo sapete come fa la grandine quando rompe? È così. Noi c'eravamo in campo due o tre giocatori che, anche se non c'erano, era anche meglio. Lo so, ma c'è gente adatta per queste cose, ecco, dovrebbe vederla loro, non devo vederla io, no? Sennò mi metto a fare pure l'allenatore. Oggi con falso 9, oggi non lo so chi ha preso adesso. Ma noi abbiamo Di Massimo che era viva il gioco, abbiamo quel che era il terzino, quello di colore che ha fatto vedere. Intanto. Quando tolto il palo le cose sono cambiate. Sì, vabbè, comunque devono cambiare prima su 4-1 che vuoi fare.
Quando è così sono peggio, attenzione. Quando è così è peggio, sono demotivato, capito? Ancora peggio. Sono arrabbiato come passa, ma le motivazioni non è così. Noi abbiamo 24 giocatori, ma giriamo sempre su 14 giocatori. Gli altri stanno lì a fare chiaro, qui a cambiare l'aria a San Benedetto. Ma serve l'aria buona. L'impegno è un'altra cosa. L'impegno è uno si dà da fare, si può pure perdere, ma con l'impegno. Passaggi sbagliati, tante di quelle cose, lanci lunghi, palla. No. Il problema è sempre quello vecchio. Io secondo me ci dovrebbe essere un fatto di onestà o qualche altra cosa, dire questo ragazzo non lo vedo e non lo vedo, punto. È inutile che me lo metti a 10 minuti per farmi contento. Ma io guardo in casa mia, basta che non mi sia uscito io, da altri faccio solo rilevare. Oh, ecco mister, quel ragazzo di cui si sentiva, spesse volte il tema del contendere era Alessio Di Massimo, ma sentito anche il Fedeli che dice non mi importa a me vederlo 10 minuti solo per farmi contento, ma come mai si è creato questo problema di Massimo ad un certo punto? Ma per me non c'era nessun problema di Massimo, nel senso che con me ha fatto 18 su 21, 18 partite, 9, 10 da titolare e le altre sempre subentrato, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha fatto quasi tutte le partite. Secondo me a questo ragazzo è stata data più responsabilità che lui in questo momento è in grado di sopportare. Parliamo di un ragazzo 96 che viene dai dilettanti, è passato per la Juventus. Ricordo che con la Juventus è andato a dicembre, a gennaio, sì. Non ha giocato quasi mai titolare perché era un 96 e giocava con i 97. Quindi si vede che il percorso di questo ragazzo è un percorso di crescita graduale e quindi certo. È un giocatore che sicuramente ha delle potenzialità ma che in questo momento deve crescere tantissimo. Poi nel calcio gli allenatori non si danno mai la zappa sui piedi, per quanto mi riguarda se c'è un giocatore che è forte e che fa la differenza, l'allenatore lo mette sempre in campo, non fa dispetti a nessuno. Quindi, io penso che Di Massimo è un ragazzo che può crescere tantissimo, ha ancora tanti margini di miglioramento e gli auguro di fare bene in futuro. Ormai la parentesi Samb è passata e quindi, ripeto, io la Samba l'ho nel cuore perché è inutile nasconderlo, no? Io sono nato calcisticamente lì, quindi alla Sammettese devo tutto perché penso che mi ha dato tanto, sia a livello di calcio giocato che a livello di panchina, quindi non posso essere che grato. Poi per quanto riguarda il presidente, ognuno ha le sue virtù di calcio e io ho preso la mia decisione appunto perché avevamo due modi di vedere il calcio in maniera diversa. Poi ci torno un attimo su quando hai deciso le dimissioni, ma abbiamo sentito anche all'inizio di quella clip quando Fedeli dice Palladini non l'ho criticato, se n'è andato perché era troppo è stato troppo influenzato da Sandro Federico. In realtà innanzitutto la contestualizzo anche per dovere di cronaca, è una risposta ad una domanda di pochi giorni fa dei giornalisti di San Benedetto, dei colleghi di San Benedetto, che dicevano a Fedeli quando c'era Palladini ogni scusa era buona per attaccarlo, adesso invece no. E la risposta è quella che avete sentito, un po' troppo ingenerosa. No, io quello che posso dire è che con Sandro Federico ho avuto un ottimo rapporto, da direttore sportivo all'allenatore, mai entrato nelle scelte tecniche, mai. E non stento a crederlo. E quello che posso dire è che la Samba sta continuando a fare bene e quindi se sta facendo bene è anche merito di Federico, perché la maggior parte dei giocatori che sono lì sì. Sono quelli che ha portato Sandro Federico, quindi che poi sia andato via Berardocco, sia andato via Fioretti, giocatori che avevano fatto bene fino a quel momento, che magari avevano avuto degli alti e bassi, quindi secondo me, ripeto, io non sono stato mai influenzato da nessuno, sono andato avanti per la mia strada, con il mio lavoro, per quello che vedevo durante la settimana, certo. Senza nulla togliere alle scelte che uno fa, insomma.
Allora, Paladini si è dimesso perché è un uomo, qualcuno che abita a Fano ed allenava il Teramo no. Ecco, è strano in senso positivo sentire parlare un allenatore di dimissioni. Io ricordo in tempi recenti, intanto Pescara-Atalanta 2-0, Dunga Paladini, io c'ero, ti scrivono. In tempi recenti, a memoria, da queste parti ci furono le dimissioni di Giovanni Stroppa a Pescara. Però poi non si sente tanto. Che cosa spinge un allenatore a dare le dimissioni, quindi rinunciare al contratto poi di fatto? Allora, io penso, quello che posso pensare, che quando vengono a mancare i presupposti di lavoro fatti in una certa maniera, fatti da gruppo, da staff, da unione di intenti, e viene a mancare la fiducia, è giusto che uno prenda cioè tirare avanti una situazione che non porta vantaggi a nessuno, perché non porta vantaggi alla squadra, non porta vantaggi all'allenatore, non porta vantaggi alla società, è giusto prendere una decisione per il bene di tutti. Siccome, ripeto, io alla Sammettese devo tanto e voglio che faccia sempre il massimo, e auguro tuttora di fare sempre il massimo, perché ripeto, sono primo tifoso, ci vivo, ci sono nato, e quindi sarei un ipocrita e sarei anche un falso a dire che no, io sono tifosissimo della Samba, perché è la realtà di fatti. È come se andate, che ne so, da Campitelli, che squadra porta, sicuramente vi dirà il Teramo, cioè, no? Se non fossi tifoso da Samba, saresti un sambedettese atipico. Quindi gli auguro di fare il massimo, gli auguro al presidente Fedeli di rimanere al più lungo possibile nella Sammettese, perché sicuramente è un presidente capiente, un presidente che ha tanta forza. Purtroppo le strade si sono divise, io ho preso la mia decisione al di là del fatto che in questo contesto calcistico che si parla adesso, no, come diceva giustamente, la prima cosa che ti insegno è non ti dimettere mai, che ti dicono, no, certo. Però al di là di quello, vivere una situazione così non era più proprio delle volte superiore, non era più semplice. Aldo, fa onore ad un uomo come Ottavio Paladini un discorso del genere, però come dicevamo prima si sentono sempre meno questi discorsi. Ma guarda, è un esempio, ce l'abbiamo qui, un'altra persona che ha la schiena dritta è Marco Giampaolo, si è dimesso mi sembra due volte rinunciando agli emolumenti perché era andato in rotta di collisione col presidente. Queste storie io penso che sono persone rare in questo modo, però perché dico che non si deve dimettere? Perché spesso i presidenti è giusto che paghino i loro errori, perché quando un presidente si mette in rotta con l'allenatore può fare solo danno alla società, a se stesso. Quindi invece bisogna cercare di avere un comunione di intenti per andare avanti. Volevo dirti, prima c'è stato un tifoso che ha detto: Fattore, ti ricordi quando hai criticato Malavolta? Io non ho mai criticato Malavolta per due motivi. Primo, perché sapevo le condizioni di Malavolta di salute. Mi sono solo permesso una volta di dire, quell'anno che ha sfiorato la Serie B, che erano gli spareggi col Genoa, mi pare che ci fosse la Torre Zecchini, col Martina Franca in semifinale, che poi sì, che ebbe uno sfogo il presidente contro Zecchini, che trovai non giusto, perché aveva fatto un grandissimo campionato, ma no, la mia non è mai una critica distruttiva, ma una critica costruttiva. Quindi dico, sono rimasto male perché non me lo sarei aspettato. Tu pensa, posso dir male a Malavolta, che sapevo i sacrifici che aveva fatto per il Teramo e conoscendo le sue condizioni di salute. Mi trovai in trasmissione, adesso lo ricordo, in quella partita rimasi male perché non era, ma la volta avevo ogni tanto, però aveva fatto un gran campionato, ci sta che perdi. Sì. Col Martino, adesso non ricordo ancora cosa la partita. Peraltro vendicato poi dal Pescara di Ottavio Paladini in finale. Ah, giusto. Esatto.
Ti dicono, vero capolavoro di Palladini è anche il rilancio di Luca Lulli, che veniva da una stagione scadente, che peraltro sarà uno degli ex della gara. Poi c'è anche Vittorio Bernardo, che ha giocato qualche stagione ma fa. Ma anche Berardocco è stato a San Benedetto con lui. Anche Berardocco è stato a San Benedetto. Poi è andato con lui. Via. Poi è andato via, è andato a Padova. Luca Lulli, è vero che veniva da una stagione in chiaroscuro? Luca Lulli è un giocatore, per me, molto, molto forte, nel senso che ha intensità, quantità, anche una buona tecnica. Quest'anno si è riscoperto anche gol e addosso. Sì, ha fatto due gol importanti con noi, sì, con me. Poi sicuramente è un giocatore che può crescere ancora molto, perché ha dalla sua l'età e soprattutto ha la voglia di fare sempre bene. Un altro giocatore a scadenza. Mi consenti di fare una domanda, Ottavio? Come no? Ottavio, da San Benedettese, dato che io sono per un periodo sono molto affezionato a San Benedetto, quando tanti anni fa, quando battevo molto quelle piazze per lavoro, quando potrà ritornare la San Benedettese del mitico Ballarin, quando c'era Castronaro, Marchini, ma io gli auguro di farlo al più presto, Basili, di farlo al più presto, perché San Benedetto merita. Sì, sì, no, una piazza importante, dai. Vedere ogni domenica 5.000, 4.000, 5.000 spettatori, quest'anno abbiamo fatto anche 6.000, una piazza importante, no? Una piazza che fa calcio da tanti anni, che ama il calcio, che poi ne ha passati tutti i colori negli ultimi 20 anni, sì, no? Comunque fallimenti, ripescaggi, campionati vinti, e poi non reiscrizione, insomma, veramente. Jacopo, sì. Tu hai avuto la sventura, beato te che sei giovane, di non praticare il Ballarin. Guarda, era a parte era una squadra che giocava un gran calcio. Ma era, guarda, ti portava, ti trascinava. Ma ti ricordi? Ballarino, fantastico, no? Perché poi anche lo stadio di Giulianova, lo stadio di Teramo vecchio, erano stadi dove andavi a fare la partita, proprio si sentiva l'entusiasmo, questa passione, no? Poi c'era un'altra realtà, ad Ascoli erano due squadroni. Io mi auguro che ci siano più squadre possibili nell'internet, perché una volta nell'Abruzzo, nelle Marche, sai, ce n'erano tantissimi, no? Giulianova, Teramo, Lanciano, Pescara, erano tutte Basto. Basto, erano tutte belle battaglie, no? Tutte belle partite tirate, e quindi ti auguri che in questa zona ritorni il calcio che c'era una volta, no? Peraltro quella semifinale Teramo-Martina, quella finale Pescara-Martina Franca fu una Serie C, si chiama ancora Serie C, in cui mi pare che ci fu il record di formazione abruzzese, non erro, 6. C'era la San Mettese, quell'anno lì che fece c'era molto l'Aquila, bene. L'Aquila sicuramente. L'Aquila, Lanciano. Giulianova, Pescara, Teramo e... Non ricordo, però insomma... Cinque squadre. Siamo sicuri? Non mi pare che ci fosse la Provasto. No, la Provasto non c'era. Non c'era. Insomma, un'epoca che probabilmente... Forse c'era il Campobasso. Il Chieti. Ah, il Chieti, giusto. Sei, giusto, infatti ricordavo Chieti, bene. Chieti. Erano sei squadre, probabilmente un'epoca d'oro del calcio abruzzese difficile oggi da ritrovare, anche qui, Aldo. È difficile perché i tempi non sono qui quelli di una volta... Poi succedono cose stranissime, io per esempio non riesco a capire, non è il momento di parlare, quello che è capitato all'Aquila è una cosa assurda, una squadra, una retrocessione assurda, una cosa assurda, e tutto quello che è successo è assurdo. Io penso che il calcio abbia preso, io ho una mia spiegazione, purtroppo ci sono troppi squallidi personaggi intorno al calcio. Cosa che prima c'era qualcuno, adesso sono tantissimi. E questo, secondo me, lo dico perché ho 73 anni, quindi mi posso anche permettere di dirlo, e questo è un danno notevolissimo. Non so, lui magari ha vissuto il calcio da protagonista, ma uno che l'ha vissuto all'esterno e poi c'è stato dentro, effettivamente vedi tanta gente che... Io parlo di procuratori, parlo tanta gente che certo. col tempo non ha fatto altro che rovinare questo gioco, che per me rimane uno dei più belli del mondo. Maurizio, mettiamo la classifica, perché adesso voglio un'opinione da Ottavio Palladini sul se il Venezia, che mantiene 6 punti di vantaggio rispetto al Padova, è in una posizione di sicurezza, oppure
vista anche le difficoltà degli ultimi risultati, è una squadra che sembra essersi un po' fermata e il Padova invece sembra lanciatissimo. Il Padova sta facendo molto bene da... Guarda, la scoppola grossa l'ha presa da noi all'andata quando perse 2-0. Sì. Da lì ha avuto un crescendo formidabile. Non è una squadra che mi ha impressionato, devo essere sincero, per la qualità di gioco e per... È una squadra solida, una squadra che ha anche delle qualità importanti. Il Venezia è quella che ha più continuità nei risultati, più continuità nel gioco. La vera delusione è il Parma probabilmente. Delusione perché ha fatto due pareggi di fila e una sconfitta che alla fine ti riporta a prendere questo distacco, no? Perché poi ha pareggiato col Forlì, ha pareggiato a Mantova se non mi sbaglio. Sì. Ha perso col Fano. E ha perso, col Fano. In casa. Però probabilmente forse noi ci aspettavamo che in generale riuscisse a stradominarlo. Chi quasi, per esempio ha avuto un calo e secondo me era una buona squadra. La Reggiana? Sì. Perché ha mandato... C'è il rischio che a questo punto... Si è indebolita. Cioè nel senso ha perso Mogos, ha perso Manconi, Nolè, ha perso Angiulli che è andato al Pisa, Maltese si è infortunato e quando perdi questi 5 giocatori... Alla fine la paghi. Sulle condizioni di Petrella, perdonami Aldo, è chiaro che è un giocatore che ha saltato la trasferta di Mantova, su cui il Teramo lavorerà in questi giorni per riaverlo dopo il problema al polpaccio. Si spera di riaverlo a disposizione per la gara di sabato pomeriggio. È chiaro che è un giocatore che è anche abbastanza sfortunato perché ha avuto prima problemi alla schiena, adesso problemi al polpaccio che gli hanno impedito di essere in campo a Mantova. Il Teramo e Ugolotti conta di riaverlo a disposizione per sabato pomeriggio. Non c'è il rischio, rivediamo un attimo la classifica, che a questo punto del campionato chi ha una posizione come, faccio un esempio, la Reggiana che oramai è fuori dai giochi, o come il Pordenone che oramai è fuori dai giochi, tiri un po' i remi in barca. Tanto attenzione, i playoff sono blindati, ma la posizione è importante. La posizione è importante. Però se ricordati, io lo Venezia lo vedo in B. Sai chi è una mina vagante che potrebbe sorprendere? Però il Pordenone. Mina vagante per cosa? Per i playoff. Ricordate, io tra Padova, Parma e Pordenone in futuro sarei pronto a scommettere, perché prima giocano i gironi e poi il Pordenone prima gironi. Possa. Perché il Pordenone la ritengo un'ottima squadra. Ma lì in mezzo chi è la mina vagante, in tutta sincerità la sammette, che può essere la mina vagante per pubblico, per spettatori, per quello che per la squadra, per quello che sta offrendo. Il Pordenone ha avuto troppi alti e bassi, ha qualità. Ma sai perché? È una squadra qualità, è una squadra anziana però, con il caldo. Il Pordenone? Squadra anziana, perché ha Berettoni, Arma bravo però. Giocatori fortissimi, fortissimi. Però io ho capito, rivediamo la classifica, ho capito il discorso di Ottavio Palladini, nel senso che oggi tra un Pordenone, ad esempio, e una San Benedettese ci sono 9 punti che sembrano un distacco enorme, però poi nella sfida diretta vai a giocare, caro Aldo, a Riviera delle Palme, magari fai 7.000-8.000 persone, vai a giocare al Bottecchia e ce ne sono 500. La cosa è diversa. Va bene Pordenone. Per dire. No, ma io so perché ho detto Pordenone, perché avendo sempre fatto risultati altalenanti, non è la prima volta, è successo anche nei playoff dell'anno scorso, 2 anni fa, che la squadra meno si aspettava riuscì addirittura. Ma lì ci sono squadre, per esempio, tipo il Bassano. Il Latina di 3 anni. Il Latina. Mica stiamo già. Il Latina era accreditato da nessuno. Ma guarda, il Trapani l'anno scorso di in Serie B. Quindi, come vedi, i playoff sono una roulette. Anche il Bassano. Bassano ha avuto una caduta libera perché ha perso giocatori importanti. Sì, nel mercato di gennaio si è clamorosamente indebolita, peraltro cambiando anche lì l'allenatore. Per il Teramo, ti chiedo, per il Teramo che ha cambiato quest'anno addirittura 3 allenatori, un allenatore subentrante, come deve rapportarsi ad una squadra non costruita da lui, in difficoltà e che deve inevitabilmente condurre verso un traguardo?
Come un allenatore che arriva, cosa fa per prima cosa? Non è semplice, perché innanzitutto è una squadra che tu non hai costruito, cioè non, però nel calcio di adesso, sai, puoi vedere cassette, puoi vedere partite, puoi vedere, quindi ti puoi dare una regolata, te la dai, nel senso ti rendi conto di quello che è il valore reale della squadra, e poi quando entri cerchi, questa per esperienza, soprattutto da giocatore, perché poi da allenatore ho avuto più esperienze di Serie D che di Lega Pro, cerchi di fare meno danni possibili. Mi dico Romignani si diceva sempre, l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Meno danni. Quindi secondo me Ugolotti è entrato in punta di piedi, ha cercato di capire la situazione e sta riuscendo a inquadrare adesso la situazione, no? Perché poi ultimamente va bene che ha perso Albino Leffe, ma battere 6-0 il Gubbio, che veniva da un momento brillante, no? Sì. Non è semplice andare a Mantova, che ha avuto una ripresa bestiale, sì. Non è semplice, quindi sicuramente lui ha capito la situazione. Ti piace questo modulo 4-2-3-1 dopo la difesa a 3, insomma è andato un po' in... Ma forse perché lui, Ugolotti, si è reso conto che per vincere le partite deve essere un pochettino più spregiudicato, perché magari quel modulo di gioco, il 3-5-2, che poi inizio anno ho iniziato a fare anch'io, onestamente, se lo fai con le intenzioni giuste diventa un 3-5-2, se lo fai in maniera difensivista rischi di non attaccare mai, quasi mai, e quindi di essere schiacciato dalla squadra avversaria. E io per esempio sono venuto a vedere Teramo-Venezia e Teramo sinceramente il primo tempo è stato sfortunato, perché se avesse pareggiato non avrebbe rubato niente, no? Poi in contropiede ha preso il gol del 2-0 lì. Ma anche a Parma è finita la partita al 46esimo del primo tempo, certo. Però prima aveva preso una traversa, aveva avuto qualche occasione per riaprire la partita, no? Non so se vi ricordate Amaddio, sì, sì. ha avuto anche supremazia territoriale, poi quel gol del 2-0 ha chiuso i giochi su una squadra forte che quando gli concedi campo le ripartenze ti ammazzano, no? Con Marsura, Falzerano, sì. I giocatori di categoria superiore. Davvero una squadra. Quindi Ugolotti ha trovato il bandolo della matassa, secondo me, e in questo momento... Anche sul Sansovini punta unica, che poi in realtà non sembra per caratteristiche tecniche a vederlo così, ma Marco Sansovini è una prima punta, sì. È molto più prima punta di quanto non sembri. Sì, perché poi l'ha dimostrato anche a Pescara, no? A parte che parliamo di un giocatore, secondo me, al di là dell'età che ha, ma per qualità, in questa categoria ce ne sono pochi, poi logicamente ci sono le annate che ti gira tutto bene, le annate che magari io gli ho visto fare un gol in Coppa Italia contro l'Ancona, favoloso aggancio, stop a volo, sì. In queste categorie non le vedi spesso, no? Però lui col Pescara giocava così, 4-3-3, giocava punto centrale, sì. Con Immobile da una parte lì giocava più esterno. Invece qualche anno prima con Lerda giocava proprio punta centrale, con Dettori alle spalle, sì. C'era Felci. È vero. C'è ragione, no, mi sbaglio io, lì giocava Immobile, lui giocava più a, lui giocava più a destra esterno, col piede invertito, esattamente, quando giocava, esattamente. E giocava anche di punta, ha giocato anche di punta, però è un giocatore importante. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, perché siamo in chiusura, sono le 22 per chi ci sta seguendo in diretta, siete tanti, grazie per averci iscritto e scusateci se non abbiamo risposto a tutto, ma a tutte le vostre sollecitazioni. Giornata che si apre niente meno che dopodomani sera alle 20:45, giovedì sera, Reggiana Pordenone, questa sarà una sfida a tutte. Perché giocano giovedì? Questo non è dato sapere. Ma comunque giocano giovedì sera alle 20:45. Forse perché giocano di martedì poi? Probabile. Modena-Forlì si giocherà lo stesso giorno di Teramo-San Benedettese, quindi il Teramo scenderà in campo quantomeno conoscendo il risultato di Modena-Forlì, anche se in questo caso
fare calcoli è la cosa più, Veroaldo, la cosa più sbagliata. Giocare su quello che fanno le Parma, altre. Parmafano insegna. Parmafano insegna. Teramo San Benedettesi alle ore 18.30, sempre sabato. Poi la giornata di campionato che sarà alle 16.30, tutta alle 16.30. Bassano Albino Leffe, Fano Mantova, altro scontro che interessa al Teramo. Ferrar Pisalò, Padova, Lumezzane Ancona, altro scontro che interessa la formazione biancorossa, Sant'Arcangelo Gubbio, Sud Tirol Venezia, giornata che si chiuderà domenica alle 20.30 con Parma Maceratese allo stadio Tardini di Parma. Come detto, niente calcoli, è inutile guardare le altre parti. Niente calcoli, non guardare gli Quando altri. Quando tu eri dirigente magari c'erano altre cose che dovevano incassarsi, tu cosa dicevi per tenere invece... No, niente, assolutamente. Concentrati. La squadra non c'è, deve entrare in campo per vincere, basta. Non è inutile fare i calcoli perché poi delle volte i calcoli ti possono anche... Fuorviare. Fregare proprio, perché uno... invece no. Devi andare in campo, questo lo può dire anche lui che ha giocato a certi livelli e capato. Devi andare in campo per vincere. I calcoli non riportano mai. Senti, dato che stiamo per finire, io volevo fare un augurio a Ottavio. Certo. Io gli auguro veramente una luminosa carriera da allenatore, perché lo merita per quello che ha dato come giocatore e per quello che sta dando come allenatore. E proprio le dimissioni che ha dato San Benedetto hanno dimostrato che prima di essere un allenatore è un uomo con gli attributi. Grazie. Perfetto, grazie davvero, grazie ad Aldo Fattore per essere stato in nostra compagnia, grazie ad Ottavio Palladini, a voi, grazie per essere stato ospite dei nostri studi, grazie a Maurizio Daguin in regia, ciao Maurizio, ci vediamo martedì prossimo. Prima di chiudere però fatemi fare un inciso, perché questi giorni, insomma da ieri, per noi ieri è stata una giornata molto brutta per la nostra redazione, per la nostra Francesca Romana Testi, che ha perso improvvisamente la mamma, e ovviamente tutta la redazione di TV6, tutto il comparto tecnico giornalistico a partire dalla proprietà, nella persona dell'editore Quintino Pallante e direttore generale Mauro Di Pietro, ci stringiamo attorno alla nostra Francesca, a cui mandiamo davvero un abbraccio forte, forte, forte. È tutto per questo. Socio, le condoglianze per la... Grazie anche davvero per questo pensiero. Noi ci vediamo martedì prossimo alle 21 in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, ancora con Proteram. Buonanotte.